finendo di bollire, praticamente sono quasi cotti i finocchi con le patate, andrò a macinare il tutto e nell'acqua dove sono stati cotti i finocchi butterò la pasta, così almeno dà un pochino più di sapore al tutto. Ci vediamo dopo quando vi faccio vedere come è impiattato, va bene? A dopo, ciao, ciao ciao belle! Questa è la fine del piatto, pasta e finocchi, dove all'interno c'è anche un po' di pomodoro, come vi avevo detto. E poi ho lasciato anche la crema così disposta, che è buona anche come zuppa, inserendo soltanto un po' d'olio e parmigiano e mangiandoci dentro con i crostini. Viene un bel primo. Pesce quasi cotto e tra un po' lo impiatterò. Va bene? Così vi faccio vedere come è venuto bene. Pronto anche il pesce al pomodoro e ho messo un pochino di prezzemolo sopra e viene accompagnato con le fette di pan carré. Lo servo sempre così perché a loro piace molto il pane intinto nel pomodoro. Ok, vi saluto tutti, vi do un grande abbraccio. Ciao, ciao a tutti, ciao mamme, ciao ciao.